Il TAR dell'Aquila ha accolto il ricorso presentato dai genitori degli alunni del liceo Cotugno. La sicurezza dell'edificio non è garantita. I genitori avevano fatto ricorso per impugnare il provvedimento con cui l'8 marzo del 2017 il presidente della provincia decretò la riapertura dell'istituto, rimasto chiuso alcune settimane a seguito delle scosse del terremoto del gennaio del 2017. La sentenza del Tribunale amministrativo, che ha accolto anche l'istanza di annullamento del certificato di idoneità statica e agibilità sismica del 30 settembre del 2009 e del certificato di agibilità del 2 ottobre del 2009, risale allo scorso 2 luglio. L'istituto Cotugno, in seguito al terremoto del 2009, era stato classificato B, avendo riportato solo danni sulle tamponature e sulle tramezzature, nonché limitati danni alle parti strutturali. Fatti i lavori, la scuola venne dichiarata di nuovo agibile, venne riaperta agli studenti già nell'autunno del 2009. Nel maggio del 2013, però, la provincia dell'Aquila commissionò all'ingegnere Irene Catana uno studio di vulnerabilità sismica dell'immobile, cui i risultati arrivarono nel dicembre dello stesso anno. La verifica metteva in luce, ricostruiscono i giudici, l'inadeguatezza dell'intera struttura, in particolare del corpo F, a reggere i carichi permanenti e le azioni di servizio, anche a causa dei bassi valori di resistenza a compressione del calcestruzzo. Anche l'indice di sicurezza sismica della struttura risultava eccessivamente basso. In base a questi risultati, la provincia nel marzo del 2015 ordinò a un tecnico di redigere un progetto preliminare per l'esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale ai carichi gravitazionali, lavori che non sono stati fatti. Poi arriva il terremoto del gennaio 2017, il Cotugno venne chiuso, al pari di tutte le altre scuole, per effettuare verifiche di agibilità. Il 7 febbraio la chiusura fu prorogata di altri 30 giorni. L'8 marzo la provincia ordinò la riapertura della scuola, prescrivendo la chiusura dei corpi F e G. Il ricorso presentato dai genitori degli alunni, rappresentati dagli avvocati Luciano Dell'Orso e Rosano Panebianco, chiedeva l'annullamento del provvedimento di riapertura della scuola, proprio basandosi su questa verifica di vulnerabilità del 2013. La provincia, dicono i giudici, avrebbe dovuto tener conto dello studio di vulnerabilità sismica redatto dall'ingegner Catana. Documento, tra l'altro, di cui per un lungo periodo è stata ignorata l'esistenza. C'è un lungo passaggio in cui i giudici dicono chiaramente che l'edificio non può considerarsi sicuro. I provvedimenti presi dalla provincia per ridurre il rischio, cioè la chiusura dei corpi FG, tra l'altro i lavori sarebbero iniziati a brevissimo giro, sono insufficienti, sempre secondo i giudici del TAR.